rappresenta un trovato senso di comunità e di coesione nazionale, al tempo stesso di incontro con gli altri paesi. Io credo che lavorando in modo coeso e unito riusciremo a fare un padiglione all'altezza delle aspettative che tutto il mondo nutre verso il nostro paese. E adesso lo vediamo nel prossimo filmato. Grazie. Che cosa rappresenta il Padiglione Italia? Una fantastica opportunità per parlare della nostra storia, della nostra identità e soprattutto di quello che sarà l'Italia del futuro, la nostra progettualità. Ma è anche un'occasione irripetibile per parlare delle nostre imprese, dell'innovazione, della nostra magnifica diversità del territorio italiano. E soprattutto deve diventare uno strumento di coinvolgimento dei giovani, di sensibilizzazione sui temi dell'ecosostenibilità, di rendere una cosa unica e far in modo che questo Expo rappresenti una pietra miliare nella progettazione di un mondo migliore. Per il Padiglione Italia abbiamo sviluppato il concetto del vivaio. Vivaio inteso come posto dove far germogliare delle nuove energie, delle nuove generazioni, delle nuove sensibilità. Un vivaio per far crescere idee, proposte, soluzioni per il paese e per il mondo intero. Una metafora capace di esprimere in maniera semplice e immediata la nostra visione, aiutare i progetti e i talenti a germogliare, offrendo loro un terreno fertile. Dopo un lungo percorso che ha visto concorrere 68 progetti arrivati da tutto il mondo, il concorso internazionale è stato vinto dal team Nemesi & Partners di Roma, Proger di Pescara e BMS Progetti di Milano. Palazzo Italia si sviluppa così su 12.000 metri quadrati, nei quali il visitatore vivrà l'emozione di uno stile di vita riconoscibile in tutto il mondo, raccontato in modo innovativo e interattivo. Una sorta di organismo vivente che si sviluppa attorno alla sua piazza. Un palinsesto che ruota intorno al tema principale della salvaguardia e la qualità del cibo e dell'alimentazione. In questa visione, grande importanza assume la suddivisione degli spazi di Palazzo Italia e il palinsesto degli eventi. Una distribuzione anche in questo caso fortemente innovativa, che coinvolge tutti i piani e tutti i sensi. Un vero e proprio hub di energia. Abbiamo così immaginato una serie di aree tematiche capaci di coinvolgere i visitatori di ogni età e provenienza. La piazza delle icone italiane, mostre temporanee, esperienze artistiche, esperienze culinarie, laboratori e percorsi educativi per i giovani, terrazza panoramica. Si potrà così vivere l'evoluzione delle tavole imbandite e dell'alimentazione in Italia durante i secoli, o rivivere la provocatoria simulazione del corpo umano. Ma il Padiglione Italia è un luogo che vuole ridare grande importanza alle realtà locali. Le regioni e i territori verranno infatti ospitate in un sistema integrato di spazi dedicati che si snodano lungo il Cardo, un viale di 325 metri sul quale si affacciano le attività espositive e istituzionali. Con la volontà di raccogliere le regioni sotto una medesima linea editoriale in un'ottica di valorizzazione delle identità locali e del senso di appartenenza. Una volta definita la struttura generale, è nata l'esigenza di identificare un'icona, memorabile e fuori misura. Un'icona capace di comunicare il senso profondo del tema di Expo 2015, ma anche di esprimere la sintesi tra natura, patrimonio e innovazione. Nasce così l'Albero della Vita, destinato a divenire una delle icone più rappresentative del padiglione. Un simbolo presente in molte culture, madre di tutte le cose viventi. L'Albero della Vita, una pulsante struttura di luce e design, le cui radici si diramano in orizzontale, collegando il padiglione alle regioni, diventando fulcro di attività di comunicazione e intrattenimento. Questo è il progetto Padiglione Italia, uno spazio inedito e sorprendente, espressione della cultura imprenditoriale del saper fare e della tradizione italiana, con un'enfasi sulla qualità del cibo e sulla dieta mediterranea. Un simbolo del nuovo patto tra il paese e i suoi territori, inteso come leva di trasformazione e crescita.
Il Padiglione Italia e più in generale l'Expo sono per noi una lettera aperta che le giovani e i giovani di oggi potranno scrivere e indirizzare al proprio futuro, mostrando un'Italia consapevole e pronta a contribuire ad un disegno di un futuro radioso e sostenibile. Ecco, anche grazie a queste immagini e ai contributi di Giuseppe Sala e Diana Bracco abbiamo esplorato l'avventura italiana, ma la dimensione internazionale dell'evento che ci vede impegnati è non meno significativa. Due date utili, 2015 Milano-Italia si colloca dopo due esposizioni universali, Giappone 2005 Aichi, Cina 2010 Shanghai, e prima di un'esposizione universale nel 2020 che, scorrendo la lista delle nazioni candidate, non sarà in Europa. Ecco quindi che l'appuntamento del 2015 diventa sì l'esposizione universale di Milano e dell'Italia, ma anche l'esposizione universale dell'Europa. Ed è quindi molto importante avere con noi questa sera, in due modi diversi, ben presente l'Unione Europea. Cominciamo con un contributo che ci arriva in un filmato del Presidente dell'Unione Europea, José Barroso. Eccolo. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Regione Lombardia, signore e signori, colgo l'occasione del lancio dell'Expo Tour a Monza per sottolineare l'importanza dell'Expo Milano nel promuovere i valori dell'Unione Europea. Desidero innanzitutto congratularmi con gli organizzatori per la scelta del tema dell'Expo: nutrire il pianeta, energia per la vita, e per aver preso l'iniziativa di pubblicare il documento strategico dell'Expo. È un documento che invita i visitatori a partecipare in maniera attiva alla discussione sui modi per rispondere alle sfide fondamentali che dobbiamo fronteggiare per nutrire il pianeta e per garantire il nostro benessere complessivo. Si tratta di sfide come garantire l'autosufficienza alimentare e la sicurezza degli alimenti, mantenere un ambiente sano, sostenendo la protezione climatica, e promuovere l'energia rinnovabile, sostenibile e il commercio equo e solidale. La manifestazione coincide con l'anno conclusivo degli obiettivi di sviluppo del millennio e l'inizio di un quadro post 2015. Circa 1 miliardo di persone vive ancora in condizioni di estrema povertà. 2/3 delle risorse che ci fornisce la natura, compresi terreni fertili, acqua e atmosfera pulita, si stanno riducendo e i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità rischiano di superare i limiti della sostenibilità. Dobbiamo rafforzare la collaborazione nel contesto delle Nazioni Unite e proseguire i nostri sforzi congiunti per eliminare la povertà, adottando nel contempo misure concrete per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La Commissione europea è molto impegnata su questo fronte e per questo vorrei ricordare che proprio 2 settimane fa ha ricevuto il premio Jacques Diouf dalla FAO in segno di riconoscimento per la creazione dello strumento alimentare dell'Unione Europea, un'iniziativa di grande successo lanciata nel 2008 in risposta alla più grave crisi alimentare mondiale degli ultimi anni. Inoltre nel 2015 saremo arrivati a metà del percorso di attuazione di Europa 2020, la strategia di crescita dell'Unione Europea per il decennio in corso. In un mondo in perenne cambiamento, l'Unione Europea si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva. Un'economia in grado di assicurare elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Intendiamo cogliere l'opportunità dell'Expo Milano
per promuovere ulteriormente la comprensione delle politiche dell'UE, l'Unione Europea, e aumentare l'interazione con i nostri partner sia in Europa che nel resto del mondo sui temi trattati dall'Expo. Signore e signori, il cibo, tema di questa Expo, è al centro di molte politiche dell'Unione Europea, come agricoltura, sviluppo, industria, sanità, ricerca, ambiente, energia. E il 3 maggio di quest'anno la Commissione Europea ha adottato una comunicazione che definisce le nostre proposte per una partecipazione attiva dell'Unione Europea all'Expo Milano 2015. Questo evento, con 20 milioni di visitatori previsti e 130 tra paesi partecipanti e organizzazioni internazionali, sarà un'occasione unica per Milano, per l'Italia e per l'Unione Europea di aumentare la nostra visibilità e rafforzare la voce dell'Europa nel mondo. Per l'Unione Europea, poi, l'Expo Milano sarà anche una piattaforma per entrare in contatto più diretto con i nostri cittadini e per favorire un approccio più interattivo allo sviluppo delle politiche. Su queste basi sono certo che l'Expo Milano sarà un grande successo e incoraggio gli organizzatori a proseguire l'Expo Tour in Europa e nel mondo. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra pazienza con il mio italiano. Direi che dobbiamo fare sinceri complimenti al Presidente Barroso, non solo per gli interessanti concetti che ha espresso, ma anche per il bellissimo italiano con accento portoghese che abbiamo ascoltato stasera. L'Italia ha però nella Commissione, che Barroso presiede, un autorevole rappresentante che è qui con noi stasera e che quindi invitiamo a prendere la parola proprio in vista della grande sfida del 2015, il Commissario Antonio Tajani. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Regione Lombardia, autorità, signore e signori. Tra meno di 2 anni l'Italia e Milano inviteranno il mondo a guardare lontano. L'Expo sarà prima di tutto un forum di idee e di soluzioni creative per affrontare le sfide globali. Qui si proporrà l'ultima frontiera dell'innovazione industriale europea, parte essenziale dei nostri sforzi per fornire soluzioni durature ai fenomeni della crescita demografica, della scarsità di risorse, della sicurezza energetica o del cambiamento climatico. Milano è la sede ideale per un'esposizione universale centrata sulla creatività. Da sempre è stata crocevia di culture, popoli e commerci che ne hanno rafforzato nei secoli una speciale propensione al nuovo. Milano è anche città mecenate, capace di accogliere i migliori talenti. Penso a Leonardo da Vinci, vero precursore del moderno design industriale, che proprio qui è stato sviluppato ai suoi massimi livelli. Avanguardia dell'unificazione nazionale e della modernizzazione dell'Italia, Milano è anche una generosa fucina di grandi capitani d'impresa, dotati di lungimiranza e coraggio, protagonisti dell'economia reale che hanno potuto realizzare i loro obiettivi grazie al lavoro duro di tanti lombardi e di altrettanti uomini e donne arrivati dalle regioni del sud. In questa città sono fiorite industrie diversissime, come la chimica, la meccanica o la moda, spinte da un'incessante medesima missione: crescere per creare occupazione. E scegliere l'alimentazione come tema principe della manifestazione significa riconoscere l'attuale inadeguatezza di modelli e risorse per tenere il passo con la crescita demografica.
Nonostante i progressi, purtroppo, 870 milioni di persone soffrono ancora la fame. Nel 2050 nel mondo saremo 9 miliardi. Sottoposta a pressione crescente, l'agricoltura sarà chiamata a compiere un balzo produttivo del 70% per rispondere alle nuove esigenze. Oltre alle tecnologie per un accesso sostenibile alle risorse alimentari, dobbiamo garantire anche la stabilità dei prezzi e contrastare i fenomeni speculativi. Il settore agroalimentare è strategico per l'Europa. Da questo comparto industriale dipendono certamente crescita e occupazione, ma soprattutto benessere e salute. Ecco perché la Commissione europea è al lavoro per rafforzare la sicurezza, l'innovazione, la tracciabilità, la lotta alla contraffazione e la tutela della denominazione d'origine. Per questo ho proposto agli organizzatori di ospitare all'interno del programma dell'Expo una riunione tematica della rete europea dei 28 ambasciatori delle piccole e medie imprese dedicata alla ricerca e all'innovazione. Anche i sistemi europei di osservazione della Terra e navigazione satellitare, Copernicus, Galileo e EGNOS, offrono importanti applicazioni nell'agricoltura. Penso alla semina automatica e di precisione, alla gestione dell'irrigazione e degli allevamenti o al monitoraggio dei cambiamenti climatici. Proprio alla vigilia dell'Expo entreranno nella fase operativa alcuni servizi di Galileo e Copernicus, prime infrastrutture interamente europee. Oltre all'agricoltura, le ricadute interesseranno altri settori chiave per la competitività, quali la logistica, la mobilità, l'energia, i servizi finanziari o la sicurezza, con un impatto economico stimato in 90 miliardi per i prossimi 20 anni. Per questo abbiamo deciso di allestire all'interno dell'Expo un'esposizione interattiva che illustrerà ai visitatori un'ampia gamma di applicazioni pratiche quotidiane delle tecnologie legate allo spazio. Expo 2015 dovrà rappresentare insomma una straordinaria occasione anche per incrementare le presenze turistiche a Milano, in Lombardia, in Italia e in Europa. Nel piano d'azione della Commissione europea per il turismo, l'Expo figura tra gli eventi catalizzatori di nuovi flussi. Noi faremo di tutto perché questa esposizione rappresenti un'occasione imperdibile per intercettare la domanda dei nuovi ceti emergenti russi, cinesi, brasiliani, indiani, sempre più interessati a viaggiare. Per conseguire questo obiettivo stiamo lavorando con diversi paesi dell'Unione europea alla definizione di iniziative che favoriscano soggiorni più lunghi anche nella bassa stagione e con una offerta di qualità. Ma è la semplificazione del rilascio dei visti la vera chiave di volta per un forte incremento delle presenze nel 2015. Con la mia collega Cecilia Malmström stiamo esaminando le diverse soluzioni per rispondere alle sollecitazioni venute anche dall'ultimo vertice del G20 svoltosi in Messico. Così, entro la fine dell'anno, rivedremo il codice europeo dei visti per definire un quadro di regole più favorevoli al turismo. Questo significa rafforzare e modernizzare un settore industriale capace di fare da volano all'agroalimentare, alla cultura, al tessile e alle costruzioni. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Regione Lombardia, l'Europa intende investire risorse e idee nell'Expo, importante occasione per valorizzare la propria rinascita industriale e la propria leadership tecnologica. Sarà un momento di orgoglio per l'eccellenza e la qualità europea. Milano offrirà l'immagine di un continente che ha saputo reagire alle difficoltà, rimanendo unito e rimettendo al centro il suo tratto distintivo, la manifattura, vera sintesi della capacità dell'uomo di creare, innovare e reinventarsi. Un uomo, però, anche capace di essere solidale
con altre aree del mondo dove sono ancora milioni e milioni coloro che soffrono. Molte grazie, grazie commissario Tajani. Tutti i grandi temi internazionali sono usciti in questo intervento, ma è venuta fuori turismo, sistema produttivo, manifatturiero, anche un'altra dimensione di un evento come l'Esposizione Universale, che è quella della grande occasione che esso rappresenta per il territorio, per i territori e per il sistema produttivo nazionale italiano e anche dei paesi che vi parteciperanno. Allora, ascoltiamo con grande piacere l'intervento del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio, signor Vicepresidente della Commissione Europea, signori Ministri, illustri ospiti, signore e signori. Sono felice e onorato che a 2 anni da Expo ci siamo ritrovati tutti in questa Villa Reale, splendida opera del Pier Marini, nascosta dietro i ponteggi del cantiere allestito per la sua ristrutturazione. Anche per questa ragione ho scelto questa villa per l'appuntamento odierno. Expo Milano 2015 è un grande cantiere. E questa villa, che abbiamo eletto a sede di rappresentanza della nostra esposizione universale, è un po' la metafora del lavoro intensissimo che ci attende. Colmare alcuni ritardi accumulati e completare i lavori entro i termini previsti. Rivolgo a lei, signor Presidente della Repubblica, un ringraziamento speciale. Con la sua adesione immediata a questa iniziativa l'ha resa possibile. Grazie. Oggi ci sono qui tutti i livelli di governo del nostro territorio. Dal Comune di Milano, saluto il Sindaco Pisapia, al governo nazionale. Questa forte intesa tra le istituzioni che oggi qui è rappresentata e si rafforza sarà, ne sono certo, la marcia in più che serviva per imprimere alla macchina Expo la necessaria accelerazione. Con la nomina del commissario unico, fortemente condivisa dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Governo, abbiamo compiuto un passo avanti decisivo per assicurare la realizzazione della nostra esposizione in tempi certi e nel rispetto degli impegni assunti con il BIE e con tutti i paesi partecipanti. Da Presidente della Regione Lombardia continuerò a lavorare affinché questa intesa istituzionale che oggi lega tutti i livelli di governo e i commissari ci accompagni in questi 2 anni che ci separano da Expo. Di più, ogni sforzo sarà compiuto anche per il pieno coinvolgimento delle parti economiche e sociali, perché il Paese, con tutti i suoi territori, sia protagonista e beneficiario del successo dell'evento. Abbiamo una grande ambizione per il 2015, fare di Milano la capitale d'Europa. Ci stiamo adoperando perché Expo sia il più possibile un evento europeo e le parole del vicepresidente Tajani ci confortano in questa direzione. È stato motivo quindi di grande soddisfazione apprendere che lo scorso 3 maggio la Commissione europea, con propria comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, ha definito la partecipazione ad Expo Milano 2015. Regione Lombardia molto si è spesa per raggiungere questo obiettivo. E pochi giorni fa, nell'incontro che ho avuto con il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ho avuto il piacere di condividere l'idea che abbiamo di Expo, un'Expo europea. Il Presidente Barroso e con lui tutta la Commissione sta mostrando grande sensibilità riguardo ai temi della nostra esposizione universale. La presenza dell'Unione Europea a Milano sarà un segno distintivo di cui dovremo saper cogliere e comunicare adeguatamente il valore.
Expo Milano 2015 è per noi una straordinaria avventura da molti punti di vista. Innanzitutto è una grande chance di valorizzazione dei territori e del nostro patrimonio paesaggistico e culturale. Nel 2015 avremo la grande occasione di attrarre milioni di visitatori e dobbiamo essere pronti. L'Italia intera nel 2015 dovrà raccontarsi. Ogni territorio dovrà essere capace di illustrare al mondo lo splendore delle nostre città, la suggestione dei nostri borghi e l'ineguagliabile bellezza del nostro patrimonio naturale. Nel nostro cantiere stiamo costruendo anche gli strumenti con cui gestire questo eccezionale flusso di turisti. Pochi giorni fa ne abbiamo parlato in una riunione con tutte le regioni. Regione Lombardia, d'intesa con la Camera di Commercio di Milano e la società Expo, ha deciso di creare una società dedicata proprio alla migliore gestione dell'offerta turistica, che vorremmo fosse multiforme, segmentata, capace di esercitare attrazione e di assicurare la soddisfazione dei visitatori. L'Expo è una vetrina mondiale. Dovremo essere ineccepibili in tema di trasparenza, sicurezza e legalità. Regione Lombardia è molto impegnata a dare il proprio contributo su questi fronti. Già da Ministro dell'Interno mi sono occupato di questo aspetto, istituendo a Milano una sezione specializzata del Comitato per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e un gruppo interforze per l'Expo, affinché l'Expo possa essere mafia free. Voglio anche assicurare il mio impegno a che le opportunità di lavoro che contiamo si possano moltiplicare grazie all'evento siano opportunità vere e sicure per i nostri giovani, oltre che volano di ripresa per i nostri livelli occupazionali. È certamente vero che occorre affrontare la questione del lavoro per Expo mirando una maggiore flessibilità. Ne abbiamo discusso con il Presidente del Consiglio qualche giorno fa. Ma lavoro flessibile non può significare lavoro meno tutelato o meno sicuro. Expo Milano 2015 non deve restare nella memoria per straordinari manufatti o faraoniche costruzioni. Deve lasciare il segno per il suo messaggio, per i suoi contenuti. Il tema, che è un tema strepitoso, nutrire il pianeta, energia per la vita. Sono passati più di 20 anni da quando la conferenza dell'ONU di Rio de Janeiro del 92 ha dato una prima definizione di sviluppo sostenibile, da intendersi come uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. In questi anni è maturata a livello globale la consapevolezza della necessità di integrare nell'agire pubblico, dell'agire politico, le dimensioni sociale, economica e ambientale per puntare a una vera sostenibilità. Due pilastri imprescindibili di questo modello di sviluppo sono la food safety e la food security, come ha più volte ribadito l'Organizzazione delle Nazioni Unite, altra prestigiosa partecipante a Expo Milano 2015. Il nostro agire politico quindi deve garantire a ogni individuo non solo accesso al cibo, ma anche l'accesso a un cibo sano e sicuro. Se allora Expo Milano 2015 vuole lasciare un messaggio chiaro e forte al mondo e alla storia delle esposizioni universali, propongo che dal nostro territorio sia lanciata una battaglia per la food safety, contro la contraffazione nel campo agroalimentare. I dati relativi alla contraffazione dei prodotti alimentari sono allarmanti per l'Italia. Vogliamo combattere contro il cosiddetto Italian sounding, ossia contro lo sfruttamento illecito della fama mondiale dei prodotti della filiera agroalimentare italiana. Questa pratica dilagante costituisce innanzitutto un danno serio per la nostra economia. Secondo una stima della Commissione parlamentare anticontraffazione, nel 2011,
Il giro d'affari dell'Italian Sounding vale oltre 60 miliardi di euro l'anno, una cifra pari a 2,5 volte il valore complessivo di tutte le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari. Di più, essa determina nel nostro Paese perdita di posti di lavoro in un momento in cui davvero non ce lo possiamo permettere. E naturalmente, come è stato ribadito anche oggi nel tavolo di lavoro che ho voluto fosse posto in apertura di questo evento, la contraffazione minaccia la salute dei consumatori, esponendo gli individui a rischi non tollerabili e procurando ulteriore danno alle comunità. È importante coinvolgere tutti i governi dei paesi partecipanti a Expo 2015 perché si impegnino con noi in questa battaglia contro la contraffazione e in difesa della salute. Questo è l'impegno forte che Regione Lombardia ha deciso di assumere, sviluppare e diffondere i contenuti di Expo. Auspico che la giornata di oggi possa dare avvio a un dibattito globale sul tema. In prima persona mi farò interprete di questo messaggio in ogni occasione in cui si discuterà di Expo Milano 2015, in Italia come in Europa e nel mondo intero. Signor Presidente, signore e signori, l'evento di oggi è il primo di una serie di appuntamenti che organizzeremo da qui al 2015, toccando le capitali dei paesi che aderiscono a Expo. Cominceremo naturalmente da casa nostra, l'Europa, Bruxelles, perché vogliamo che l'Europa senta davvero sua questa esposizione. Grazie ancora a tutti per aver accettato il nostro invito e per quanto farete per Expo 2015. Grazie, grazie Presidente Maroni. Voglio ricordare alla bellissima platea che è qui con noi stasera, ma anche alle tante amiche ed amici che ci seguono via streaming o per radio e per televisione, che ha seguito il dossier di Expo 2015 con grande passione anche nei suoi incarichi precedenti di governo, ma ha voluto compiere una scelta molto significativa poche settimane fa, quella di fare a Milano la sua prima uscita nel suo nuovo incarico, non un incarico qualsiasi, cioè quello di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Capo del Governo italiano. E quindi siamo davvero lieti di avere qui con noi stasera il Presidente Enrico Letta. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, la sua presenza qui è l'immagine e la sostanza dell'unità nazionale. E l'Expo vince e vincerà se sarà simbolo dell'unità nazionale. È così stato fin dall'inizio, quando l'Expo è nato. Io voglio qui dire che l'Expo ha rappresentato in questi anni di grande turbolenza del nostro Paese, di turbolenza politica e istituzionale, sempre un punto di riferimento di unità invece, sia nel momento nel quale è partita, sia nel momento nel quale è andata avanti, nelle difficoltà. Oggi qui la sua presenza è la presenza che dimostra che l'ultimo miglio che adesso ci apprestiamo a compiere è l'ultimo miglio che ci porterà alla vittoria, che sarà una vittoria di tutti. Ho parlato dell'inizio e quindi voglio citare e ricordare il fatto che l'Expo è nato, è partito, perché ci sono state alcune persone che ci hanno creduto fin dall'inizio. Ci hanno creduto a Milano, ci hanno creduto a livello nazionale. Quelle persone faremo di tutto per coinvolgerle in tutti i passi di questa avventura, perché è importante sapere che noi siamo qui oggi, ma ognuno di noi ha preso il testimone da qualcuno che ha cominciato questa avventura, e credo che questo sia una delle chiavi per far sì che il successo di questa importante e fondamentale realizzazione sia effettivo e totale. L'Expo riuscirà se effettivamente tutti si sentiranno coinvolti e partecipi, se non sarà Expo di uno o di qualcuno o soltanto di un pezzo del territorio del nostro Paese. L'Expo riuscirà se sarà l'Expo di tutto il Paese. Ecco perché, signor Presidente della Repubblica,
le garantisco un impegno totale da parte del governo italiano. Questo impegno è iniziato fin dall'inizio del lavoro che abbiamo svolto, con il fatto di aver subito svolto a Milano il 6 di maggio il primo appuntamento fuori da Roma. È un impegno che è continuato con aver assegnato una delega precisa a un rappresentante del governo sul tema dell'Expo. È un impegno che è continuato venerdì scorso con il comitato che si è riunito e ha preso l'impegno, come diceva il commissario Sala prima, di arrivare ai primi di settembre con la firma e il lancio di Agenda Italia 2015, cioè gli impegni che tutti i ministeri e tutte le rappresentanze istituzionali si prendono per far sì che l'appuntamento trovi scadenze giuste e scadenze rispettate. Devo ringraziare molto il Presidente Maroni, che ha fortemente voluto questo appuntamento e che si sta dimostrando una guida valida e una guida che, sono convinto, riuscirà ad accompagnare in questi prossimi due anni il percorso istituzionale della Regione rispetto all'Expo con la dovuta saggezza. L'Expo è fondamentale perché noi leghiamo all'Expo non un appuntamento, ma leghiamo all'Expo l'obiettivo della ripresa economica del nostro Paese. E aver legato all'Expo quell'obiettivo vuol dire essere poi conseguenti coi fatti. Vuol dire impegnarci tutti a una grande concretezza di realizzazioni e di obiettivi. Il decreto legge che il governo ha approvato qualche settimana fa, il decreto legge del fare, ha dato l'abbrivio necessario ad alcune infrastrutture che saranno fondamentali perché l'Expo riesca effettivamente a funzionare. Infrastrutture che saranno fondamentali anche per il dopo, per l'ascito, l'eredità che Expo lascerà a questo territorio. Penso appunto alla tangenziale est di Milano, penso al tema della Brebemi, penso alla Pedemontana, una concretezza che dovrà continuare, perché attorno al tema delle infrastrutture ci giocheremo la possibilità di fare di quell'appuntamento un appuntamento di mobilità, un appuntamento effettivamente efficace e funzionante. Ma naturalmente la concretezza mi porta a collegare ragionamenti simili a quelli che ha fatto adesso il Presidente Maroni sui terreni degli impegni di legalità, di rispetto dei diritti civili e dei diritti sociali, dei livelli essenziali di sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno una delle parti della vetrina che noi esporremo al mondo. Quindi sì, Expo sarà il cuore della ripresa del nostro Paese, a partire dalle tematiche che sono quelle giuste, e chi in quei giorni che hanno preceduto la scelta italiana del 2006 di decidere che Milano era la candidatura italiana, quelle scelte tematiche sono state le scelte giuste, perché si legano effettivamente a parole fondamentali per il nostro Paese, perché sono le parole ricerca, innovazione, sicurezza alimentare, sono le parole che hanno a che vedere con scenari globali che ci riguardano, che ci interessano. Penso al tema delle risorse idriche, penso al tema dello squilibrio nel mondo attorno alla denutrizione e all'obesità dall'altra parte. Per noi sarà il rilancio fondamentale del turismo del nostro Paese. Non possiamo accettare che il nostro Paese sia scivolato così in basso nelle graduatorie turistiche. È inaccettabile, e aver fatto dell'Expo un appuntamento sul quale puntiamo in modo così massiccio e così determinato sarà, son sicuro, l'occasione per il nostro Paese per scalare di nuovo le classifiche europee e internazionali in campo turistico. Sarà un modo, lo abbiamo ascoltato negli interventi del Presidente Barroso e del Vicepresidente Tajani, per anche qui considerare quanto il ruolo dell'Italia in Europa sia fondamentale, quanto dobbiamo recuperare la consapevolezza di una possibile e forte contributo italiano alla leadership europea nel mondo. Sarà l'Expo europea e noi dobbiamo concepirlo e considerarlo come tale. Dovremo essere bravi a tenere insieme livelli diversi. Un'Expo europea è un'Expo che tenga insieme i comuni del nostro Paese. Colgo l'occasione per salutare il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che verrà
un ruolo fondamentale, ovviamente, e naturalmente il sindaco della città che ci ospita, Scannagatti, che rispetto al tema dei comuni sa quanto il nostro paese vive oggi un momento di difficoltà sul tema dei comuni, sul tema delle amministrazioni locali, sulla necessità sul tema dei comuni di dimostrare che invece è proprio lì che l'Italia cerca di ripartire, cerca di far sì che la partecipazione dei territori sia effettivamente forte ed efficace. L'idea forte di Expo è mettere insieme l'Italia museo con l'Italia laboratorio. Il nostro nutrimento è l'interazione tra tradizione e innovazione, tra prossimità e internazionalizzazione. E proprio sulla parola internazionalizzazione voglio, avvicinandomi alla chiusura, fermarmi. Sarà l'occasione per fare un passo avanti verso l'internazionalizzazione della nostra economia e delle nostre imprese. Nella sfida globale le nostre imprese non ce la faranno se non saranno in grado di vivere l'internazionalizzazione non come un limite, ma come la missione che Expo riuscirà a rendere anche qui una missione complessiva. Lavoreranno tutti i ministeri del governo, i ministeri ovviamente dell'agricoltura, ma il ministero dell'istruzione, il ministero dei beni culturali, il tema delle grandi mostre d'arte che collegheremo a Expo, il tema del rapporto tra sport e benessere con l'impegno anche qui che metteremo, un impegno molto forte. E infine, signor Presidente, l'appuntamento dell'Expo arriva immediatamente dopo quello che sarà, son convinto, un altro grande successo europeo del nostro Paese, cioè il semestre di presidenza dell'Unione Europea che l'Italia, di cui l'Italia assumerà la guida il 1 luglio del 2014. Faremo di quel semestre un semestre che sarà una specie di pre-apertura dell'Expo. Quel semestre avrà una serie di appuntamenti che saranno centrati su Milano. Abbiamo deciso di fare di Milano la capitale di quel semestre. Ospiteremo, abbiamo chiesto al Presidente Van Rompuy, che ha dato il suo assenso a questa richiesta italiana, ospiteremo nella seconda metà dell'anno prossimo a Milano un evento che porterà i 50 capi di governo delle principali nazioni del mondo, il vertice dell'ASEM, il summit che tiene insieme i paesi europei e i grandi paesi asiatici, un vertice che si svolge in Europa ogni 4 anni e che quando si svolge in Europa si svolge a Bruxelles. Abbiamo chiesto che questa volta straordinariamente si svolga a Milano per far sì che tutti i presenti dei più grandi paesi del mondo, di quell'area del mondo, siano fisicamente a Milano per le preaperture per la preapertura dell'Expo e per visitare i lavori dei loro stessi stand che rappresenteranno sicuramente un appuntamento fondamentale. Signor Presidente, credo fermamente che Expo 2015 sia la frontiera ideale per un'Italia affamata di futuro. Un'Italia, lo voglio dire e lo voglio sottolineare, che deve uscire una volta per tutte da una cappa di sottovalutazione e di autolesionismo. L'Expo sarà l'occasione per uscire da questa cappa di sottovalutazione e di nostro stesso autolesionismo. È una cappa, signor Presidente, come lei ci invita sempre a dire e a fare, è una cappa che stona con la nostra storia e le nostre capacità. Expo è una sfida radicata sul bisogno più concreto dell'uomo, ieri e oggi, il nutrimento, e noi questa sfida la vinceremo insieme. Grazie. Il Presidente del Consiglio ci ha dato l'agenda dei prossimi impegni, vedete con quanto impegno, con quanta voglia di fare si arriva, ma ora non servono più introduzioni o riflessioni, è il momento di ascoltare, ed è davvero un onore per tutti noi, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Grazie.
Signor Presidente del Consiglio, signori rappresentanti del Parlamento e del Governo, signor Presidente della Regione, autorità, signore e signori, ho accolto con sincera convinzione l'invito e in particolare la calorosa sollecitazione del Presidente Maroni a presenziare a questa significativa sessione istituzionale di risoluto rilancio del processo che deve condurci all'Expo 2015. E sono qui per testimoniare il valore nazionale e unitario di un impegno che ha per epicentro Milano, ma rappresenta e coinvolge tutto il Paese, che è un'occasione straordinaria per Milano, per la valorizzazione del suo ruolo europeo e internazionale, ed è insieme un'occasione straordinaria per un nuovo sviluppo dell'Italia nel suo insieme, nord e sud, per il superamento dunque della crisi che stiamo vivendo nel mondo dal 2008, della recessione che sta mettendo a dura prova l'Europa e in particolare l'economia e la società italiana. Come sapete, ho ritenuto di dover rappresentare l'interesse comune della nazione sostenendo fin dall'inizio la candidatura dell'Italia e di Milano per l'Expo 2015. Il fatto che dopo aver vinto la battaglia della candidatura condotta con spirito unitario sia cambiato il contesto politico, si siano avvicendati governi diversi senza che la scelta e l'impegno per l'Expo 2015 subissero contraccolpi, fossero messi in questione o vacillassero, ha un evidente importante significato. Sta in effetti a significare che nonostante le tensioni e i fattori di instabilità che da tempo caratterizzano i rapporti politici e la vita istituzionale nel nostro Paese, tuttavia in certi momenti si sa riconoscere da parte di tutte le forze politiche e sociali responsabili quel che tocca esigenze vitali della nazione e deve sollecitare la più larga convergenza di sforzi, un'autentica feconda coesione sociale e istituzionale. Ed è ciò che saluto qui oggi, vedendo fianco a fianco il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, il Sindaco di Milano e tutte le autorità locali, all'indomani dell'incontro tra i presidenti di tutte le regioni italiane e delle decisioni di lavoro comune che ne sono scaturite. Non occorre che sottolinei il valore del segnale dato dal governo presieduto dall'onorevole Letta, o meglio il valore del primo segnale, perché altri molto importanti ce ne ha dati orora, dal governo Letta che con il decreto così accurato, a pochi giorni di distanza dall'insediamento del nuovo governo, ha messo a punto innanzitutto il meccanismo di governance per la realizzazione dell'Expo con la nomina del dottor Sala a commissario unico di governo e della dottoressa Bracco a commissario generale per il padiglione Italia. Da entrambi abbiamo appena ascoltato gli orientamenti e obiettivi concreti da perseguire e ad entrambi voglio esprimere piena fiducia e forte incoraggiamento, sapendo quale determinazione occorrerà sprigionare per superare difficoltà e residui ritardi, dato che, come si è detto, non c'è più un giorno da perdere. Non tornerò sui motivati richiami già espressi dagli oratori che mi hanno preceduto al valore del tema prescelto per la candidatura dell'Italia e di Milano e all'importanza delle ricadute che l'Expo potrà avere per fondamentali politiche di sviluppo del nostro Paese, a cominciare da una nuova politica attiva del lavoro. È vero che il tema dell'alimentazione e della sicurezza alimentare evoca al tempo stesso una decisiva problematica mondiale, di cui l'universalità delle partecipazioni già annunciate e ancora prevedibili all'Expo di Milano, e insieme un dato forte dell'identità e attrattività del modello Italia, della sua tradizione e dei suoi fondamenti culturali. Ed è innanzitutto la nostra agricoltura che sta non a caso reagendo alla crisi generale meglio di altri campi di attività economica
il banco di prova di una storica, valida tradizione non concepita staticamente, ma aperta a profondi processi di innovazione. Buon lavoro dunque a voi tutti che siete chiamati a condurre in porto questa non comune e non lieve impresa e anche a gettare le basi del dopo Expo, di quel che l'Expo dovrà seguire raccogliendone i frutti. E buon lavoro ai rappresentanti di tutti i paesi partecipanti, che ringrazio e saluto calorosamente. Ad essi voglio indirizzare un messaggio assai semplice. Il nostro impegno per l'Expo di Milano è un'ulteriore manifestazione della volontà dell'Italia di non ripiegarsi su se stessa, sulle sue difficoltà e sulle sue diatribe domestiche, tantomeno in una fase di crisi come quella attuale che non da soli stiamo attraversando e da cui non usciremo da soli. Vogliamo dare tutto l'apporto di cui l'Italia è capace alla valorizzazione e al rafforzamento del ruolo di un'Europa sempre più integrata e dinamica, che attraverso la Commissione europea, come abbiamo sentito dal suo Presidente e dal suo Vicepresidente, ci sorreggerà in ogni modo in questo sforzo. Vogliamo dare al tempo stesso tutto l'apporto di cui l'Italia è capace allo sviluppo di una feconda cooperazione tra diversi continenti, tra regioni di più antico sviluppo e regioni emergenti in un mondo ormai globalizzato. E l'Italia sa che il voler essere e il poter essere membro responsabile e attivo della comunità internazionale è qualcosa di indivisibile, che implica un'assunzione di responsabilità sul piano della cooperazione economica, culturale e politica, così come sul piano della sicurezza collettiva, per fronteggiare con mezzi adeguati le minacce e i rischi del nostro tempo. Infine, ai nostri ospiti come agli italiani, dico con forza: siamo un paese che ha fiducia in se stesso, che deve averne anche più di quanta ne dimostri, percorso com'è ancora da nervosismi destabilizzanti e da tendenze al pessimismo. L'Expo di Milano e più in generale quel che faremo e costruiremo di qui al 2015 in termini di crescita economica e di riforme istituzionali proverà che possiamo avere fiducia in noi stessi e suscitare rinnovata fiducia verso l'Italia da parte dell'Europa e del mondo. Grazie. Ricordiamo ci possiamo accomodare tutti quanti, anche perché scorgo non senza una punta di invidia l'inconfondibile chioma del maestro Giovanni Allevi in fondo alla sala, che ci sta raggiungendo e che merita questo saluto. Abbiamo ovviamente, maestro, buon dì, eccoci qua. Abbiamo bisogno di qualche minuto perché dobbiamo anche prepararci alla performance che il maestro Allevi farà qui con noi, però è un grande piacere e un onore averlo con noi ed è quindi l'occasione anche di scambiare con lui due parole, perché la storia di un grande artista come Giovanni Allevi è una storia affascinante. Intanto con lui vorrei iniziare da come lui si definisce. Compositore di musica classica contemporanea, ci aiuta, maestro, a entrare in una definizione così affascinante? Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, sono molto emozionato all'idea di essere qui. Siamo un passo in là che abbiamo da mettere il pianoforte intanto. Dunque, siccome io ho un'attitudine all'ansia, sì. Ho scoperto che questo sentimento si manifesta soprattutto nel momento in cui noi vogliamo piegare la nostra, ingabbiare la nostra anima dentro una definizione. Quindi mi sento a mio agio al di fuori delle definizioni. Voilà. Però la musica classica contemporanea
credo che sia una realtà. Contiene al suo interno la forma che è un collegamento alla classicità e quindi al passato, ma nel contenuto questa musica racconta il presente. E questo incontro della forma classica e del contenuto presente è un po' la caratteristica fondamentale della musica classica contemporanea. Certo, il passato è sempre certezza, e ci vuole molto coraggio invece a raccontare il presente che è misterioso. Sarà pure per questo che sono un po' ansioso, però è ecco, il presente. Mi viene in mente un grande artista italiano che abbiamo tutti amato e che ha incantato le platee di tutto il mondo, come poi accade anche al maestro Allegri. Penso a Luciano Pavarotti e al suo tentativo di mettere insieme due mondi musicali apparentemente lontani, quello della musica colta, nel caso di Pavarotti la musica lirica, e poi però anche la grande platea del Pavarotti and Friends, della musica pop, duetare con Bono e con tanti altri artisti. È un po' questa la sfida? Dunque, la sfida è quella di uscire dalla torre d'avorio, non restare chiusi nella sicurezza che il mondo accademico può darci, e invece pensare che l'arte e che la nostra manifestazione artistica debba raggiungere il cuore delle persone, il cuore della gente, indipendentemente dai confini geografici, indipendentemente dal fatto che ci troviamo di fronte a un bambino oppure di fronte a una persona, un addetto ai lavori. Perché l'artista deve parlare al cuore, deve parlare al cuore. Il grande maestro Pavarotti ci è riuscito, per me è un esempio assolutamente indiscutibile, e vediamo insomma come andrà. Dunque, la nostra platea, come è facile vedere da qua, ha tante persone in divisa. E allora forse vale la pena ricordare che Giovanni Allevi, nel suo percorso personale e artistico, ha prestato il servizio militare nella banda dell'esercito italiano. Sì. E con la banda dell'esercito ha girato in Italia suonando il pianoforte. Sì. All'inizio ero addetto alla pulizia dell'ufficio del maestro. Da qualche parte bisogna cominciare, in fondo, diciamo. Però c'era un pianoforte lì, e allora un giorno mi misi a suonarlo, e il maestro della banda si accorse che appunto suonava il pianoforte, e mi disse, continua a suonare. Io non mi ero accorto, ma quella era una sorta di audizione, al termine della quale lui ebbe l'idea di inserirmi dentro appunto il grande organico della meravigliosa banda dell'esercito italiano come pianista solista, e da lì poi ho affrontato una tournée molto, molto intensa, dove suonavo la Rhapsody in Blue di Gershwin e il concerto di Varsavia di Adinsel con il pianoforte. Allora, questo per dire che il militare per me si è trasformato immediatamente nella prima e più entusiasmante esperienza artistica della mia vita. Ecco, naturalmente questa riflessione di entusiasmo che lei ci ha appena trasmesso si tradurrà nel fatto che tutte le bande nazionali da qui in avanti la chiederanno di andare a suonare con loro per i prossimi 50 anni, ovviamente. Ora, nel connubio che lei ci ha proposto in questa chiacchierata informale di stasera e nel tentativo di coniugare la musica colta con quella, lei si è portato dietro un sacco di critiche, diciamo la verità. Sì. Ma sono, ecco, poi per carità le critiche fanno parte della vita, ma come le possiamo rubricare? Invidia? No, è qualcosa di più profondo, è paura del nuovo. È paura del nuovo, è paura di essere destabilizzati e destituiti di un potere culturale. Allora, Oscar Wilde diceva che la società denigra i classici rendendoli delle autorità. Mm. E così facendo mette in scacco il presente ed impedisce alla bellezza di manifestarsi attraverso nuove forme. Ecco, allora, io ho la sensazione che viviamo in un ambiente culturale che è schiacciato dalla magnificenza del passato, perché le grandi persone artistiche del passato sono state, messe in bacheca, divinizzate, e noi che stiamo vivendo questo presente quasi siamo intimiditi dalla loro grandezza. Seguendo l'esempio irriverente di Oscar Wilde, dovremmo, ridimensionare un pochino il passato per dare spazio al presente che è misterioso.
E questo non lo dico io, ma l'ha detto il grande filosofo Hegel, che vede nello spirito del tempo e soprattutto nel presente la massima espressione dell'arte. Ecco, onde evitare che qualcuno in sala pensi che il maestro Allevi, nel fare citazioni dei grandi filosofi del passato, si è preparato con un bigino di citazioni. Il maestro Allevi è laureato in filosofia, quindi onde che poi, perché qualcuno magari potrebbe pensare il contrario. Siccome c'è il sindaco di Milano in sala, noi potremmo rivelargli un aneddoto che la riguarda, e cioè il fatto che il maestro Allevi ha insegnato musica nelle scuole di Milano. Ma certo. E ora lo raccontiamo. Sì, io ho inseguito il mio sogno, e sono andato via dalla mia Ascoli Piceno, la mia bellissima città, per fare questo salto nel buio, no? Nel mistero del presente. E sono arrivato a Milano. Per un periodo ho fatto il cameriere in un catering, bello però. Periodo breve. No, abbastanza. Intanto che concludevo gli studi di composizione, poi ho avuto la possibilità di essere supplente di musica alla scuola media. Per 4 anni sono stato insegnante in 4 scuole differenti. Mi ricordo una a Baggio, un'altra al centro di Milano, poi a Santo Stefano Ticino, sveglia la mattina alle 5. Che bello però, che meraviglia, l'incontro con i ragazzi, il confronto soprattutto da loro. Però come insegnante ero proprio una frana. Fatto sta che adesso, insomma, posso dedicarmi alla composizione, che è ciò che più amo fare. Ecco, questo è un tema importante, quello della composizione, perché poi in fondo, poi arriveremo un momento anche a fare riferimento ai grandi successi. Joy è l'album che, si può dire album? Sì, ma io non ragiono in termini discografici. È con Joy che... Ecco, però ora questo tema della composizione invece secondo me merita un momento di riflessione. E forse anche qui che si gioca la partita un po' più ansiosa dell'artista, no? Quando si tratta di creare. Sì. Qui c'è un mistero però intorno al momento in cui si crea. Ma certo, l'importante è rendersi ricettivi alla... senza alcun motivo. È necessario anche affrontare uno studio accademico, ma è quello una sorta di condizione necessaria, ma non sufficiente. E poi la musica improvvisamente arriva. Per fare in modo, per predisporre la propria anima all'arrivo della musica, bisogna vivere più intensamente possibile. Il che significa andare al supermercato, fare la spesa, lavare i piatti, dedicarsi ai figli. Ecco, questo significa non chiudersi nella torre d'avorio, torniamo al discorso di prima. Iniziale, certo. Allora improvvisamente delle note musicali mi raggiungono e poi non si sa. E lì vanno un po' da sole anche a quel punto? Sì, basta seguirle, bisogna seguire la musica, è lei che detta le regole, non le logiche di mercato, le logiche discografiche, oppure addirittura la critica o addirittura anche il consenso popolare. Senta, c'è una curiosità che secondo me riguarda un po' tutti noi. Dice, non so, Giovanni Levi a un certo punto entra in casa una sera e dice adesso mi ascolto un disco. E a quel punto cosa fa? Giovanni Allevi, nel senso che cosa va a prendere, cosa ascolta, cosa cerca, perché tutti noi ascoltiamo quello che voi realizzate e ognuno ha i suoi gusti e segue le proprie inclinazioni, ma invece quando si è protagonista di questo uno va e dice stasera mi ascolto. Io adoro il silenzio, ecco. In un'epoca di eccesso di stimoli in cui siamo inseriti, no? Anzi chiedo quasi scusa che tra un po' suonerò, in un'epoca di eccesso di stimoli, di messaggi di tutti i tipi, è necessario recuperare la dimensione del silenzio, che non è soltanto un fatto così esteriore, ma è la possibilità per la nostra anima di recuperare il contatto con la propria identità. Dov'è il nostro vero noi stessi, la nostra identità, che si perde in mezzo a questo mare di stimoli esterni? Ecco, questo è il silenzio. Ecco, questo tema del silenzio andrebbe proposto anche a noi giornalisti, ma sarebbe una partita abbastanza impegnativa. C'è un altro punto che chiacchierando col maestro prima abbiamo toccato, ed è
lui ce lo racconterà con fascino, sempre nel cercare di mettere insieme Chopin e la mazurka. Perché è interessante questo racconto, questo riferimento? Ma certo, perché noi siamo culturalmente, siamo stati portati a pensare che la mazurka sia una forma musicale di serie B, perché è del popolo. Invece Friedrich Chopin scrive delle mazurke. Cosa significa? Che lui si sta confrontando con un materiale popolare, ma lo nobilita, portandolo a dei livelli altissimi. Ma così tutti i grandi compositori del passato hanno fatto. Quindi non bisogna aver paura di uscire da quella torre d'avorio e di incontrare il cuore della gente. Anzi, nel momento in cui la forma classica si sposa con un contenuto che può essere condiviso da tutti, il risultato è assolutamente una bomba, ecco. Allora questo è il grande esempio che noi dobbiamo raccogliere dal passato e ancora una volta non rimanere schiacciati di fronte alla bellezza irraggiungibile della musica di Friedrich Chopin, ma cercare di fare come lui, con tutta l'umiltà possibile. Un'espressione bellissima che abbiamo usato, ma che forse merita ancora una parola, ma è un'espressione di Giovanni Allevi, la musica è una strega capricciosa. Sì. Tutti mi chiedono se sono felice, sono contento, no? di essere l'artista, di essere un compositore, e non c'è nulla di divertente, perché la musica è una dannazione, ed inseguire quell'ispirazione è complicato. La musica l'ho rappresentata come una strega, come una donna bellissima che vuole essere amata, ma che sfugge continuamente. Allora io la inseguo, devo prestarle una dedizione assoluta e ogni tanto si gira e mi regala una piccola manciata di note. Che fatica però! Che fatica. Maestro, sta per arrivare al pianoforte e consentirci quindi di ascoltarlo, peraltro di ascoltarlo in una edizione che si aprirà con una interpretazione straordinaria, la ascolterete tra pochi minuti, dell'Inno d'Italia. Un'ultima osservazione. Giovanni Allevi ha avuto una bellissima esperienza anche nel 2010 a Shanghai, all'Esposizione Universale. Sì. Che significa che già la stiamo invitando nel 2015 in primo luogo. Ma una parola su quell'esperienza in Cina. L'Expo è un momento importantissimo dove tutti i riflettori del mondo sono puntati, quindi saranno puntati su di noi. Cerchiamo di far innamorare il mondo di noi, che è ciò che sappiamo fare meglio. Sì, e quindi l'esperienza di Shanghai fu affascinante. Sì, ma l'esperienza di Milano lo sarà ancora di più. Molto bene, molto bene. Siamo sostanzialmente pronti. Intanto grazie per la simpatia e la disponibilità. Presidente Napolitano è qui con noi e allora direi che a questo punto le parole cedono il passo alla musica ed è una buona notizia. Grazie davvero. Thank you.
Grazie davvero. Allora iniziamo questo concerto, questo piccolo concerto, con un brano il cui titolo descrive il mio stato d'animo abituale. Panic. Il filosofo Heidegger parla di un'umanità dispersa gettata nell'esistenza, un'umanità dispersa di cui io mi sento parte, downtown. Thank you.
Grazie. Le sole notizie che ho è il titolo del brano. Questo brano dura 2 minuti e mezzo, però per comporlo ci ho messo 4 anni, durante i quali mi sono dimenticato il significato del titolo. Le sole notizie che ho. Grazie. Cassetto. Il cassetto dei nostri ricordi, il cassetto delle nostre emozioni. Cassetto.
avendo a che fare con la musica, con il pianoforte, con le emozioni della gente, delle persone, sono arrivata alla conclusione che la mia forza è la mia fragilità. E fare questa scoperta è stato come tornare a vivere, a respirare. Back to life. Thank you.
siamo arrivati all'ultimo brano di questo piccolo concerto. Però prima di eseguire L'ave e il fiore, che è l'ultimo brano, vorrei fare i miei più vivi e sinceri ringraziamenti per il nostro amatissimo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ci ha onorato della sua presenza, e la signora Clio. E tutte le autorità qui presenti. E poi davvero un altro grazie sentito di cuore per tutte le persone che hanno lavorato a questo concerto e a voi per il calore e l'affetto che mi avete regalato. Grazie, grazie. Come consuetudine mi complico la vita con l'ultimo brano del concerto, che è difficilissimo. Si intitola L'ape e il fiore ed è un brano che vuole celebrare la storia di amore tra un'ape e un fiore. Grazie ancora, grazie. Bene, e allora grazie davvero a tutti, grazie al maestro Allevi, la serata termina qua, c'è un ricevimento dall'altra parte della villa, buona serata a tutti.